Chiunque abbia letto 1984 di Orwell ricorderà sicuramente che compare nel libro la figura della neolingua. La neolingua è, per così dire, l'ordine simbolico e linguistico imposto dal potere con il solo obiettivo di rinsaldare ogni giorno in misura crescente il proprio dominio sui dominati. La neolingua serve cioè, per così dire, a tenere la popolazione, la massa schiavizzata in una condizione di subalternità, diremmo con Gramsci, oltre che di dominio subito, di modo cioè che il dominio sia al tempo stesso reale e simbolico, strutturale e sovrastrutturale, ovvero sia affinché i dominati introiettino il dominio stesso che prevede la loro subalternità. Bene, anche oggi nel quadro storico post-1989 possiamo dire tranquillamente che vi sia su tutto il giro d'orizzonte dominante una nuova neolingua. Una nuova neolingua che fa in qualche modo apparire le diagnosi apocalittiche di Orwell superate dalla realtà stessa, a tal punto che forse Orwell oggi pare un dilettante rispetto alla realtà del tempo del pensiero unico planetario. Il pensiero unico nella sua struttura generale non è altro se non la sovrastruttura che legittima il nuovo ordine mondiale classista post-1989, ovvero l'ordine che prevede il dominio dei dominanti che hanno trionfato provvisoriamente nella lotta di classe sui dominati. E in questo senso il pensiero unico non è altro che la mappa concettuale che legittima, glorifica e santifica i reali rapporti di forza. Ebbene, questo pensiero unico politicamente corretto si incarna concretamente in alcuni lemmi decisivi della nuova lingua, della nuova neolingua propria del pensiero unico. Voglio qui ricordare essenzialmente due di queste categorie oggi dominanti, se ne potrebbero naturalmente menzionare molte altre, già che la neolingua effettivamente oggi più di ieri è ricca e variegata di concetti e funzioni concettuali satellitari rispetto ai concetti dominanti, che hanno come unico fine, ripeto, il rinsaldarsi del dominio anche a livello simbolico sui dominati, di modo che la loro anima sia, per così dire, sorvegliata ogni giorno, ogni istante dal potere stesso. Diceva Orwell in 1984 che il compito della neolingua è quello di restringere la capacità di pensare, ovvero sia di fare in modo che il pensiero sia sempre glorificante l'esistente, non faccia altro che in qualche modo muoversi entro confini predeterminati dal potere stesso, mediante l'impiego di categorie, di lemmi della neolingua che impongono già una direzione specifica al pensiero e di più impongono la direzione legittimante il potere. In questo senso, diceva Orwell, la neolingua è l'unica lingua al mondo il cui lessico vada ogni giorno restringendosi e non ampliandosi, perché impone una ortodossia globale che fa sì che in qualche modo i sudditi siano dispensati dal pensare autonomamente e siano invece costretti a muoversi nei binari preimpostati dalla neolingua. Ecco allora che nell'odierno scenario post-1989 chiunque metta in discussione il potere neoligarchico del signore che governa il mondo viene demonizzato dal pensiero unico come disfattista. Disfattista è la categoria con cui si mette a tacere ogni voce critica rispetto all'ordine classista e reificante globale. Al tempo stesso, poi, chiunque osi difendere interessi che non siano quelli dell'elite dominante o anche del polo del nuovo signore neoligarchico, viene silenziato come populista. La categoria di populismo, ampiamente in auge oggi, serve esattamente nel quadro della neolingua neoliberistica a diffamare, demonizzare, stigmatizzare ogni prospettiva che assuma la parte del servo e non del signore, potremmo dire. Come populista oggi viene diffamato chiunque prenda a difendere l'interesse del servo precarizzato e schiavizzato, perché è legittimo nel quadro della neolingua sempre solo difendere l'interesse dell'elite ideologicamente, questa è l'essenza dell'ideologia, come diceva Marx, ideologicamente contrabbandato come interesse universale. Ecco allora che la flessibilità, la globalizzazione, la competitività, cioè tutti concetti e potremmo dire realtà che giovano solo al polo del Signore, che può appunto
beneficiare della concorrenza, cioè della possibilità di competere senza restrizioni, che può beneficiare della globalizzazione come possibilità di delocalizzare la produzione e di far lavorare a costi sempre più bassi ove non siano rispettati i diritti, o ancora della flessibilità come capacità e possibilità di poter licenziare senza giusta causa a seconda delle esigenze del mercato. Ebbene, questi concetti che giovano unicamente al polo dell'elite vengono presentati come validi universalmente, come se fossero interessi universali, per cui bisogna per forza essere per la globalizzazione, bisogna per forza essere per la competitività, bisogna per forza essere per la flessibilità. E chiunque invece osi mostrare come la flessibilità sia un'arma nella lotta di classe che serve al signore per colpire ulteriormente il servo, viene silenziato come populista. Chiunque assuma la prospettiva del servo mostrando come la mondializzazione non sia altro che la vittoria del signore nella lotta di classe mediante la delocalizzazione, mediante l'abbassamento dei diritti tramite una concorrenza sleale operata da lavoratori che non hanno alcun riconoscimento di diritti, ad esempio in Cina. Chi ancora noti il fatto che la competitività è la possibilità per il signore di massacrare il servo senza alcuna mediazione statale di difesa dei diritti, ebbene verrà sicuramente sempre silenziato come populista. Allo stesso modo potremmo ben dire la categoria di complottismo è ampiamente in auge oggi ed è anch'essa un lemma portante della neolingua. Come complottista viene di fatto oggi silenziato chiunque, maestro del sospetto, diremmo con Ricoeur, non accetti la versione ufficiale, mette in discussione, cioè, mediante le armi della critica, la versione dominante, la ricostruzione dei fatti, la prospettiva propria dell'elite neosignorile. Chiunque osi mettere in discussione questo viene silenziato come complottista. Ecco allora che secondo questa assurda e orwelliana ricostruzione della realtà si può ben dire che complottista dovrebbe essere lo stesso Marx, che critica l'ideologia dominante e mostra come le idee dominanti in ogni epoca sempre siano le idee che difendono gli interessi della classe dominante. Ecco che complottista dovrebbe essere, egual titolo, anche Friedrich Nietzsche, che mostra appunto i meccanismi che hanno fatto diventare favola il mondo vero e hanno innalzato a vero mondo la grande narrazione idealistica prima e cristiana dopo. Ecco che complottista dovrebbero essere anche Schopenhauer e Adorno e così via. Cioè complottista è chiunque non accetta l'immediata ricostruzione dei fatti e degli eventi prospettata dal potere e da quella mediatizzazione della realtà che ci offre la realtà sempre mediata e passata al setaccio dal potere sugli schermi televisivi e sulle pagine dei giornali. Ecco perché oggi, per poter far valere una voce critica nell'odierno deserto postmoderno del pensiero unico planetario, occorre di necessità opporsi ostinatamente, procedere ostinate contra rispetto alla neolingua e alla sua galassia semantica, il cui unico fine, ripeto, è restringere la capacità di pensare. Quand'anche poi questa volontà di contrapporsi alla neolingua costi le diffamanti accuse di populismo, disfattismo, complottismo, omofobia e quant'altro, stalinismo, fascismo, tutte le categorie tarate ad hoc dalla neolingua per impedire il libero pensiero mediante l'accostamento di chiunque osi pensare liberamente con estremi parossistici. Se tu osi oggi ritenere importante e fondamentale l'intervento dello Stato nell'economia, di modo che vengano tutelati i diritti delle classi più deboli e resti e viga un primato della politica sull'economia, subito sei qualificato come fascista, cioè appunto vieni accostato all'eccesso, a chi appunto alla versione decettiva di questa prospettiva. Allo stesso modo, se osi pensare che occorra un'economia pianificata che ponga in primo piano gli interessi della comunità su quelli degli individui, sei subito silenziato come stalinista, anche qui appunto riduzione di una posizione legittima, ragionata, all'eccesso e all'estremo, presentata appunto come stalinismo e così via. Il dispositivo della neolingua è sempre quello: presentare, diffamare la posizione del pensiero critico accostandola agli eccessi
novecenteschi o non novecenteschi, fascismo, stalinismo, populismo e così via, di modo che non si possano mai abbandonare i perimetri preordinati della neolingua e quindi del mantenimento a oltranza dell'ordine dominante.